Salve a tutti ragazzi, sono sempre Men's, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera giocatore, con il nostro Menzolino, pane e vino, incredibile Menzolino. E grazie innanzitutto per i tanti consigli che mi avete dato nell'episodio precedente. Come potete vedere ho cambiato gli scarpini, purtroppo non ho la disponibilità di altri scarpini. Io sono andato a cercare nel cazzo di catalogo, ma non posso sbloccarli ragazzi. Questi probabilmente li sbloccherò, ma questi sono imbarazzanti, dai, questi non posso metterli, sono veramente indecenti. Sembro veramente un prostituto. Dicevamo, grazie per i consigli, continuate a consigliarmi tantissimo, tantissimo qua sotto. Un episodio precedente dove purtroppo non avevo giocato un granché perché mi sono infortunato, avevo una forma pessima e facevo cacare. Quindi mi hanno rimesso in campo oggi, così, a sorpresa, incredibile, contro l'Ajax. E ci andiamo a giocare questa partita, incredibile perché, maglietta blu, sono bellissimo, almeno tutta la stamina, tutta, però la stella la freccetta in giù, questo vuol dire che sono in condizioni comunque pietose, perché ovviamente sono in condizioni pietose, vengo da un infortunio, è ovvio che non posso essere pimpante, però vedremo come fare. Purtroppo ancora non abbiamo segnato il nostro primo gol, lo segneremo oggi, lo vedremo. Big match incredibile contro l'Ajax, Ajax Twente, guardate lo stadio tutto esaurito per questo match incredibile. Mi avete consigliato di tirare molto di più, di non passarla sempre. Io ragazzi ci provo, l'ho detto all'inizio di questi video, purtroppo non ci ho mai giocato e si è visto, è abbastanza complicato per me riuscire a giocare per il verso. Mokotiso, ma smettete di mettere in campo quel Mokotiso lì che è veramente una pippa. Ci ha fatto gol il Gazi in una maniera imbarazzante. Qui Drommel fa una bella parata, insomma, vediamo. Vabbè, il tiro incredibile, cioè, guardate Mokotiso, Mokotiso. Che pippe, ragazzi, siamo già sotto 1-0. Sta partita la vedo veramente male. No, guardate come mi ha chiuso quel figlio di una bovina imbarazzata dal suo aspetto. Attenzione a Menzolino, il tiro a giro fuori. Se mi becchi la porta ogni tanto non fa male, magari impensierissi il portiere, non sarebbe veramente una brutta cosa. Attenzione a Fischer, la mette in mezzo per Klaassen, Drommel, qui fa il miracolo, la palla arriva al Gazi, che sbaglia tutto. Ragazzi, allora, dobbiamo dire le cose come stanno, io sono troppo pippa, cioè i difensori dell'Ajax mi distruggono, io non capisco se è un problema di difficoltà o che sono troppo pippa io. Cioè magari quando arrivo a 75 o anche già a 73 gli faccio il culo. Ma guardate questi cosa stanno facendo, cioè capite? Attenzione a Klaassen, 2-0 per l'Ajax, così. Facile facile in scioltezza. Attenzione, me ne vo, ma guardate come tiro poi. Ok ragazzi, mi hanno tolto dal campo, quindi simuliamo il resto della partita. Purtroppo una sconfitta pesante. Adesso vediamo se mi mettono in campo. Siamo dodicesimi con 9 punti e l'Ajax che è prima ha 20 punti. 11 puntini. Ok, non sono in formazione ragazzi, quindi simuliamo la partita. Comunque Ziyech è incredibile, quando non ci sono io fa il fenomeno. Però abbiamo una difesa che fa paura, quindi per forza che poi prendi subito il pareggio. Oh, passiamo in vantaggio con Borven. Figurati se Tevrede non ci pareggiava al 75esimo. Mai una gioia, veramente. Ok, neanche in questa partita contro il Cambuur non sono stato messo in formazione. Passiamo in svantaggio. Gol di Barto al 16esimo. Siamo un uomo in più, ma probabilmente non riusciamo neanche a pareggiare. Pareggio di Borven, incredibile, quello che prende il mio posto. Loro sono in 9, scusate, ma non arriva la vittoria. Altro pareggio, incredibile, ragazzi. Avremmo fatto tipo 11 pareggi in campionato. Ok, andiamo a simulare anche quella contro lo Zwolle. Passiamo in svantaggio. Classico. E c'è il pareggio. E c'è il pareggio al 79esimo. E la partita finisce 1-1, ragazzi. Sembra che lo sta facendo apposta, ma qui non c'entro assolutamente niente. Ok, ragazzi, anche contro il Feyenoord non sono stato inserito in formazione. Quindi probabilmente questa l'andremo a perdere. Perché il Feyenoord è la prima in classifica, 27 punti. E infatti, guarda, dopo 7 minuti, Tornstra ci fa l'1-0. Adesso c'è il pareggio.
pareggio di Katsikas e vantaggio di Kite dopo 3 minuti. 3-1, perfetto ragazzi, è finita molto male. 4-1, finita malissimo. 4-1 per il Feyenoord, si è sentita la mancanza di Menzolino, secondo me. Posso dirlo? Me lo concedete? Ok, altra partita contro la Z. Niente. Si guarda la partita dalla panchina, perché io comunque mi sembra di capire di non poter entrare. Cioè io non posso entrare a partita in corso. Questa cosa è incredibile comunque, perché posso uscire ma non posso entrare. Oh, Mokotio! Incredibile, Mokotio, pareggione. Niente, basta. Ma io perché parlo? Cosa parlo a fare? Andiamo a perdere anche questa. 1-2. Uè, il bomber allenatore mi ha inserito informazioni contro gli Excelsior. Si vede che è una partita di merda, probabilmente. Eccoci qua, Excelsior Twente. Cerchiamo di riscattare sta dannata stagione che veramente sta andando malissimo la nostra prima stagione. Credo che quasi per tutti sia così, A meno che uno non ha dimestichezza con questa modalità, ecco. Attenzione! Incredibile, ragazzi. Dopo 2 minuti e 46 secondi siamo già sotto. Cioè, cosa devo... Cioè, guardate la difesa, è imbarazzante. Questo ha fatto un cross completamente a caso. Gol. Siamo già sotto. No, no, raga, guardate come ho colpito di testa. Che cosa imbarazzante. Attenzione. C'ho la palla ancora io. Ce ne andiamo bene. Il tiro! Il tiro! Il tiro! Il nostro primo gol è un gol capolavoro. Pareggiamo subito i conti, ragazzi. Tiro da fuori incredibile. Ce ne andiamo alla grande qui. E poi un destro pazzesco, imparabile per il portiere, fin di palo. E boom! Guardate come gira, imparabile. Attenzione, perché se si sblocca il Menzolino qua finisce male per tutti, altro che Excelsior. Attenzione, ce l'ho! Ce l'ho sul destro! Che tiraccio che ho fatto! No, coprite! Coprite, mamma mia, la difesa c'ha delle lacune incredibili. Ah, era fuori gioco, perfetto. Attenzione! Oddio, come la faccio girare? Guarda come gira, fate gol, passiamo in vantaggio, grazie a me ragazzi, dico, ho sbagliato a fare gol, giusto, qui me ne vado, non mi attacca nessuno incredibilmente, il tiro a giro un po' moscio, lo ammetto, però si può migliorare, il portiere la respinge corta, ci arriviamo in scivolata in qualche modo, però è mio, me lo sento, per me ho fatto una doppietta. Attenzione alla ripartenza, Menzo! Fagli l'assist! Sì! No, non te l'ho richiamata! Non l'ho! Raga, io vi giuro che non l'ho richiamata, ve lo giuro. Perché non sei andato avanti, Ziyech? Per quale assurdo motivo? Occhio, perché l'Excelsior è tutto avanti, raga. Se si riparte è bellissimo. È bellissimo se si riparte. Cosa fai? Dov'è la difesa? Che parata ha fatto il portier? Vai Menzolino! Per la doppietta di Menzolino. Incredibile. Ripartenza fulminea del Twente. Stavolta gliel'ho chiesta io a Ziyech. L'ho fatta girare facile. Ed è 3-1 per noi, raga. Guarda come l'ho fatta girare proprio con la puntina così. Bam! Da calcio a 5, perché io ancora non riesco a farla girare. Mi ha sostituito, quindi standing ovation per me, spero. Lo spero proprio, guarda. Uomo partita! Mandiamo ragazzi. Finalmente quello che ci meritiamo. Uè, l'allenatore ha capito chi comanda e mi ha inserito nella formazione titolare. Oh! Mamma, butta la pasta! Boom! Raga, attenzione perché qua ci stiamo prendendo la mano, ci stiamo divertendo tantissimo. Attenzione, bella pallina qua per Mokojito, ma niente, Mokojito non crede nei suoi mezzi, giustamente, perché è una pippa infame. Però niente, io gli posso dare anche il pallone davanti alla porta che lui la tira indietro. Il tiro di Mancino! Fuori gioco. Lo so che ti devo dire, ti arrabbi con me, porca puttana. Io avevo fatto un tiro di Mancino. Il portiere aveva fatto un miracolo qui, guarda, ha tirato una sleppona, guarda, boom! Attenzione, gran palla! Ma arriva una gran palla! Oddio!
Oddio! No! Rigore! Rigore! Ho subito fallo da rigore, giustissimo. Giustissimo, assolutamente. C'è bisogno che chiedi scusa! Espulso, cazzo! Avevo sbagliato un gol fatto comunque qui, eh. Non so chi lo batte. Però dobbiamo star pronti sulla ribattuta. Fallo, ti prego, fallo! Palo! Palo, palo, palo! La ribattuta, Jones! Non ci credo, ragazzi. Cioè, ormai faceva un gol così sulla ribattuta. Clamoroso. Sarebbe stato veramente clamoroso. Sì, ma arriva il pallone! Bomb! Niente! Cazzo, mi sto mangiando l'immangiabile, veramente. A letto senza cena dopo, porca puttana. Non lo accetto il vantaggio loro adesso, sappiatelo. Oh, Gesù. Santos ha tirato in una maniera imbarazzante, ma quasi ci fa gol. Niente, siamo stati sostituiti, mannaggia la puttana. Peccato, peccato. Qua siamo stati... Abbiamo sbagliato tanto, abbiamo sbagliato troppo. Ok, non sono stato inserito nella partita di Coppa. Speriamo di vincere almeno, dai. No, passiamo in svantaggio. 2-0 loro. 2-1. Abbiamo perso, ragazzi. Siamo usciti dalla Coppa, purtroppo. Questo succede a non farmi giocare, semplicemente. Ok, partita contro l'Utrecht. Questi sono i miei obiettivi. Spero mi faccia giocare. Mi ha inserito. Perfetto, ragazzi. Andiamoci a giocare questa partita contro l'Utrecht. Attenzione, me ne vo'. Me ne vado, vediamo se riesco a rientrare. Assist, Dio, fallo! Mamma mia, mamma, avevo perso il tempo, non riuscivo più a tirare ormai. Attenzione alla ripartenza, bellissima palla di mezzo per Gutierrez. Gol! Gol di Ede, ma capite? Capite un po' la cagata incredibile? Cioè, abbiamo fatto gol, ok. Ma perché Gutierrez davanti al portiere l'ha passata indietro? Poteva tirare, mi dava l'assist. Cioè, non mi vogliono far fare gli assist, ragazzi. Cioè, guardate che pallina che gli ho dato. Davanti al portiere, passaggio indietro. E della sbombarda sotto l'incrocio, per fortuna, perché sennò veramente mi incazzavo. Attenzione, perché stavolta posso andare io. Sì, posso andare io. Sì, posso andare io. La finta di corpo, il tiro a giro! Il tiro a giro dopo un minuto. Dopo un minuto raddoppiamo. Gran gol questa volta. Ho fatto la finta. Qui sono andato in scioltezza. Stavolta Gutierrez mi ha dato un buon pallone. Fintina, tiro a giro dove il portiere non può arrivare. E queste sono soddisfazioni, ragazzi. Sono veramente, veramente molto contento. Sì, Menzolino. Oddio che palla per Ziyech. Fammi gol, ti prego. Raga, io non posso fare gli assist così. Attenzione, ce ne andiamo. Il tiro! Puttana! Ziyech! Ma porca miseria! Ma cosa fai? Bella azione qui! Guardate che palla che ha dato a Mokojito! Pazzesco, veramente. Mokojito è veramente una pippa clamorosa. Clamorosa. Guardalo, Guardalo un po'. Guardalo un po'. Vi prego, fatemelo. Vi prego. Fammi fare l'assist. Cioè, piuttosto passala a me, non passala a quella pippa clamorosa di Roa. Oh, adesso mi avete veramente rotto i coglioni, Tu. Vanne a fare un altro. Fai gol. Niente, raga, niente, niente. Incredibile, è incredibile. Ma che il portiere è fuori, raga! Santo cielo, stavo per fare un gol. Il gol dell'anno, probabilmente. Il gol dell'anno. Bravo, bravo, così, di potenza, di caparbietà, di Gebrselassie. Passa qua, passa qua. Passamela qua, corta. Bravo, bravo, lo schema, lo skill. Attenzione, entra in aria. Prova il tiro a giro di Mancino. Deviata, no, va bene, fa lo stesso. Grande vittoria. Grande vittoria con gol. Grande vittoria con gol e avrei fatto anche 100 assist, però. Ci lasciamo qui, abbiamo fatto una bella fetta di campionato, sinceramente. Andiamo a vedere la classifica, siamo risaliti un pochino, siamo undicesimi a 19 punti. Diciamo che potremmo riprendere lo Zwolle e il Willem, perché sono a 20 a 21. Le altre forse già partendo dall'Utrecht, che abbiamo battuto, ricordiamolo, 2-0, sono un po' lontanine. Comunque, episodio abbastanza positivo, devo dire. Ho iniziato a giocare, ho segnato i miei primi gol, sono molto contento. Volevo andare a vedere un attimo anche gli obiettivi. Ho una media di 7, che non è assolutamente male. Almeno 8 gol, io ne ho segnati 4, sì.
Assist ancora niente, la percentuale di realizzazione per il momento è... sono ancora a posto. Quindi ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, qualcosa di più bello probabilmente sarà per arrivare. Noi ci vediamo ad un prossimo video, continuate a consigliarmi qui sotto nei commenti. Un saluto da Menzo, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.